fino a questo momento lei ha vinto 1.280.000 lire. Questa sera, se raddoppia, lei vincerà 2.560.000 lire. Se perde, vince una 600. Siamo tutti ansiosi di sapere qual è la sua decisione. Lascia o raddoppia? No. No? No. No, non posso. Non posso cosa? È chiaro, non posso lasciare. Cioè? Raddoppio. Il professor Palumbo raddoppia! Facciamogli un bel applauso! Fuori la cabina! Allora, professore, io le faccio tanti auguri. Lei sa che siamo tutti con lei. Mi sa che il professore questa sera è un po' emozionato. Calma e sangue freddo, eh? Speriamo che lei vinca, non si faccia prendere dall'emozione. Allora, regia, vogliamo per favore trasmettere le diapositive che abbiamo preparato per il professor Palumbo? E spegniamo anche le luci, per favore. Mi sente, professore? Sì, 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 sì. Diapositiva numero uno. Ah, e queste ladre di biciclette, signor. Calma, Mike. Calma, professore. Vediamo la diapositiva numero due. Interessa l'oggetto? Mi sente, professore? Ma occorre, sì. Sono 20 anni che non mi interessa. Mai perdere le speranze. Ah, e questo è Enzo Staiola, il figlio di Lamberto Maggiorato. Professore, non anticipi le risposte. Signor Mike, questo è il film più... una pietra miliare che ha aperto nuovi orizzonti. Per favore, professore, mi faccia leggere la domanda. Dunque... qual è il nome del personaggio interpretato dal piccolo Staiola? Sì, di nuovo ad imbrogliare. Quanti anni aveva il ragazzo? In seguito a quale episodio il piccolo piange con tanto verismo? Un minuto di tempo, via il cronometro. Allora, il nome del ragazzo è Bruno. Esatto. Sì, esatto. Il cognome Ricci. Esatto. Sì. Il ragazzo aveva 9 anni. Bravo. E adesso? Ma pure di sai queste cose. Episodio, il piccolo no. Piange con e allora perché fai così? Verismo. E infine il piccolo Staiola piange grazie a un ingegnoso artificio che lo stesso De Sica ci racconta. Non riuscendo a far piangere il bambino, De Sica mise nascostamente dei mozziconi di sigaretta in tasca al ragazzo, accusandolo poi di essere un ciccaiolo. Professore, non sia prolisso. Altri, lo Staiola obeso si mise a piangere veramente perché tempo. Non... professore, mi dia la risposta, il tempo passa. E gliela sto dando, no? No, svento, ho detto che svento, si mise a piangere perché gli avevano nascosto dei mozziconi di sigaretta in tasca. Che il ragazzo ha preso. Ai, professor Palumbo, glielo avevo detto. Lei è troppo verboso, aggiunge troppe cose. La risposta corretta è un'altra. Qui vedo scritto perché vede malmenare il padre che aveva tentato di rubare una bicicletta. Questo lo sanno tutti, il fatto della bicicletta. Non è questa la risposta alla domanda, scusi. Appunto, non è voglio dire, la domanda voleva porre in risalto. Voleva porre in risalto. Come psicologico del regista, che quale artefice dell'opera instaura con l'attore un rapporto discepolo, maestro discepolo con il... Scusi, signor Michael, rileggo la domanda, per piacere. In seguito a quale episodio, diceva la domanda, il piccolo Enzo Staiola piange con scusi, tanto toccante verismo. Il piccolo Enzo Staiola, non Bruno Ricci, cioè l'essere umano, non il personaggio. Fittizio e quali intime corde sono state fatte vibrare per raggiungere lo scopo del pianto. È così? È così, signor Mario? No, per me la risposta è sbagliata, professore. Così. No, guardi, possiamo chiedere. Se non è così, il testo quantomeno è ambiguo, se non subdolo! Signor notaio, mi dica lei cosa devo fare? Sentiamo il notaio. La risposta del concorrente è sbagliata. È sbagliata. Mi dispiace, è sbagliata, l'ha detto anche il notaio. E la colpa è sua, lei ha voluto. No, si provi Rupesta! Fa il grandioso, moglie e figlio non ci pensa. Poi gli danno la 600 di consolazione. Sì, e la benzina che gliela paga. Vabbè, la vedremo, signor Mike, io presento ricorso, vi porterò la documentazione, vi porterò. E sì, che in persona, e poi lo rimanete da giù. Sentirete ancora parlare di me, e ricordatevi questo nome, Nicola Palumbo! Dove si esce qua adesso?